Ehi la ciurma, io sono Mazzatesta e benvenuti in questo nuovissimo episodio di X3 Terran Conflict. Siamo qui in viaggio con il nostro Rapier e niente, stiamo esplorando un pochettino la galassia. Vi faccio vedere intanto quello che ho scoperto da due assegni, Two Grand. Sono passato a possedimenti del Patriarca e a sconfitta di Co. Ho trovato dei portali per ora, ma stavo cercando di finire di esplorare il settore. Quello che mi faceva molto strano è che c'è una centrale solare alfa e una centrale solare gamma, senza una centrale solare beta, che però non riesco a trovare. Ho girato per bene tutto lo spazio del sistema, ma non l'ho trovata né l'ho vista a occhio. Quindi, boh, non lo so che cosa possa essere. Nel frattempo c'è Pier Pippi che sta consegnando un po' di Kahuna, di carne di Kahuna, per cercare di racimolare dei soldini per comprare i potenziamenti necessari al nostro nuovo cargo. Ci vediamo appena succede qualcosa di interessante. Tra l'altro, mi sono dimenticato di sottolineare, carissimi, che siamo entrati in settori split. Sono dei settori periferici, come possiamo vedere dal livello di sicurezza indicato nella mappa dell'universo, ma sono della razza Split. È una razza che finora non avevamo incontrato e spero che ci faremo presto amicizia, anche perché in fondo voglio cercare di essere più diplomatico possibile con tutte le altre razze, almeno fin tanto che non possiamo menare con violenza. Sarà anche ipocrita forse, ma ne abbiamo bisogno. Where you can buy Sì, each of the iniziamo ad new apparel equipaggiarlo. Abbiamo through the guadagnato un lowest pochettino, price. abbiamo tantissimo, 90.000. Allora, iniziamo a mettere Best localizzatore buys di acquisti, locate best localizzatore di selling price vendite, il locator in dispositivo di trading commercio system remoto. extension installed. Poi avremo bisogno di, vabbè, potenziamento di accelerazione può sempre essere utile, per ora no. Potenziamento di scanner carico, scanner minerario no. Software di commercio MK1 già ce l'ha, l'MK2 che è indispensabile, l'MK3 per ora non possiamo Installed. permettercelo. E mi sa che a questo punto abbiamo praticamente tutto. Non ha degli scudi, se non ricordo male, quindi questo potrebbe essere un piccolo, ma neanche troppo piccolo, problema. Estensione della stiva, non ci arriveremo mai Your a cargo comprargliela, may vero? be No, insufficient infatti. credits. Costa davvero troppo. Products Ma are poi not in genere bulk. conviene di più avere un altro cargo che non espanderlo al massimo, a meno che non abbiamo un sacco di soldi. Duplex scanner non ce l'ha, sono tentato dal Research and metterglielo, ma diciamo development of the Gravidar technology have. che forse ora non è il momento adatto. Meglio farlo andare un po' a commerciare in modo che abbiamo due proventi dal commercio in contemporanea e dovrebbe essere decisamente un'altra situazione. Andare nel settore potremmo metterlo per esempio in armatura verde Command dove se non accepted. sbaglio con il l'olio di girasole si guadagnava abbastanza. Nel frattempo io sono andato un pochettino avanti e sono arrivato al sole di Tarka. Sopra, a forza di Roncar, ho scoperto che non dovrebbero esserci altri collegamenti. E ora continuerò a vedere e esplorare un pochettino in là. Siamo sempre in settori split, siamo sempre in settori periferici, tranne forza di Roncar che è primario ma è isolato dal resto. Seguendo il destino che ha avuto la nostra prima nave cargo, che è diventata Pier Pippi, cambierò Incoming anche il message. nome al Vulture Tanker che abbiamo acquistato. Tra l'altro notavo che gli scudi dovrebbero già esserci, perché l'abbiamo acquistato con gli scudi e purtroppo me ne ero dimenticato, la vecchiaia. Dedicherò questo nuovo cargo ai Mechanix che solitamente commentano i video di X3. Beh, solitamente, ogni tanto commentano, sì, abbastanza spesso commentano i video. E quindi per ringraziarli di questo sostegno, direi che posso innanzitutto evitare di schiantarmi contro una stazione spaziale e rinominare il Vulture Tanker in loro onore. Allo stesso modo, voi tutti che seguite la serie di X3 avrete a disposizione una o più navi da nominare a vostro piacimento. La cosa importante sarà semplicemente quella di commentare qui sotto e richiedere, diciamo, la nave.
Il tipo di nave per ora credo che saranno sempre cargo, vedremo un pochettino. Abbiamo anche il Rapier e l'Elite che potremmo rinominare. Ci tengo un po' meno a rinominare queste due, però fatemi vivi nei commenti qui sotto e avrete anche voi una nave della flotta di X3. Non ho sterzato in tempo, porca miseria, questi asteroidi del Menga. Ciurma, questo è quello che succede a chi non impara a salvare. Tra l'altro dovrò ricomprare tutte le cose Successfully docked. equipaggiate. Now a Yoko family run car. The Split The Dynasty Split welcomes you on Dynasty. board. Porca la miseria! Dov'è forza di Roncar, tra l'altro? Fatemi vedere dov'è forza di Roncar. Era quello primario, ok. Se l'ho esplorato posso tornare a sconfitta di Ko? Verosimilmente. L'ho verosimilmente esplorato, suppongo di sì. Fortuna che avevo salvato qua. E niente, rifarò il tutto, compreso rinominare la nave per i nostri amici Mocanix. Ciao! Questo giro ho salvato. Anche perché, come potete vedere, in questo settore c'è una base pirata con tanto di pirati ovviamente che spawnano ogni tanto e non vorrei dover ritornare di nuovo da capo un'altra volta, un'ennesima volta. Stiamo facendo un atterraggio manuale. Il trucchetto è semplicemente, oltre a chiedere il permesso di atterrare, di arrivare abbastanza lenti. Lungo la traiettoria, lenti vuol dire Successfully docked. meno di Oh, hail the family 40-50 run metri al car. secondo, The credo. split. Adesso si pone un bel dilemma, ragazzi, perché sono arrivato su Orgoglio di Turok. Come potete vedere, da questo percorso qua, sconfitta di Ko, Solid Tark, Nubi di Roncar, Orgoglio di Famiglia e Orgoglio di Turok. Qua, scendendo in giù da Orgoglio di Turok, si... Da quanto ricordo io, si fa tutto un percorso in verticale, diciamo così, di sistemi che ci portano poi verso una zona, se non ricordo male, di pirati, Argon, poi Boron. Mentre invece andando su prendiamo il blocco di sistemi, diciamo, dall'alto, passando per Braking altri system. posti Trauma bot telati, per down. poi arrivare a Argon Prime. Quello che mi interessa in questo momento è forse arrivare prima a Argon Prime, che essendo la capitale, diciamo il settore principale della nostra fazione, può essere un'ottima opzione. Per di più, scendendo in basso, se non ricordo male, mi è necessario attraversare un settore di pirati per riuscire ad arrivare ad Argon Prime da sotto. Quindi direi che prenderò la via più sicura, soprattutto perché questa nave, per quanto veloce, non ha alcuna difesa, non ha alcun'arma con cui offendere e coprirsi un po' dal fuoco nemico. Quindi direi che andrò per l'opzione più facile e forse anche più breve come collegamento di sistemi. Adesso non ricordo benissimo quanto fosse e non ho voglia di andare a controllare per non spoilerarmi nuovamente l'universo, però credo che farò così. Infatti, come potete vedere, sono andato su in direzione. No, tienimi così. In direzione Family Zen. E adesso magari andiamo anche a parcheggiarci da qualche parte. Docking grant. Siamo saliti su, oltre Family Zen. E siamo arrivati a Family Wii. Ora, prendendo il portale a destra, quindi quello in direzione est, la situazione non è particolarmente interessante, nel senso che, se non ricordo male, collega a un 3-4 sistemi teladi e poi dopo ci sono dei sistemi o di pirati o di xenon, adesso non mi ricordo più. Comunque è una zona abbastanza isolata che si trova indicativamente oltre anche i
La zona terrestre, perché se non sbaglio fa un bel salto nel passare in là. E niente, quindi io andrò nell'altra direzione, sempre verso Argon Prime, sempre se mi ricordo come arrivarci a Argon Prime, ma sì, tra l'altro sì, è per forza dei teladi dall'altra parte, perché fortuna dell'azionista non può che essere un nome di un sistema teladi. Anche l'altra direzione che stiamo prendendo attualmente è di proprietà teladi. E non ricordo sinceramente se sono tutti dei settori border o primari. Stiamo assistendo alla prima vendita da parte della nave Mokanix. Wow! 62.000 crediti, molto grazie. Molto grazie. Devo vedere però se adesso c'è ancora qualcuno che ha interesse nei girasoli, perché mi pare che sia uno dei pochi settori dove riusciamo a venderli. Vediamo un attimo, la raffineria di Nostropo qua ha bisogno di girasoli? Sì. Sì, quindi se ne troviamo convenienti, sì. 11 ci può stare. Se ce li comprano 18. Lucro dei teladi, come potete vedere. Ah, è teladi ed è primario. Ok. Allora, io non mi ricordo più esattamente quanto distiamo da Argon Prime, né esattamente in che direzione sia, ma so che dobbiamo scendere tipo 2 o 3 volte a sud e andare 2 o 3 volte a ovest. Per essere sicuro, andrò tutto a ovest fino a che non si finisce l'universo, perché non dovrebbero mancare molti settori, forse 4 o 5 in direzione ovest, e poi scenderò in giù. Cercando di capire quando sono più o meno all'altezza di Argon Prime, poi tornerò verso est. Entrando in questo settore, in frontiera di Menlaus, che è collocato in questa zona rispetto a dove eravamo prima, in pratica abbiamo fatto per la prima volta conoscenza con i Boron. Questo è un settore Boron, è un settore primario dei Boron. E finora non avevamo incontrato alcuno stabilimento, diciamo, Royal Boron. Boron Trading Station. Quindi direi che possiamo anche andare a parcheggiarci là, così almeno Docking salviamo granted. e ci Autopilot presentiamo. incoming Ciao, message. ciao, ciao. Non mi piacciono per niente questi settori perché sono così nebulosi da non far capire niente, cioè credo che potrei andare a sbattere contro quel complesso là senza nemmeno accorgermene. Ecco, infatti, è apparso all'improvviso davanti allo schermo. Siamo ancora un settore più a ovest di quanto non fossimo prima. Credo che sia ancora un settore Boron, sì, ed è anche di nuovo un settore primario dei Boron. Ragazzi, è la prima volta che vediamo un caccia dei Kaak. I Kaak sono degli insettoidi molto 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 cattivi e quindi noi ce ne andremo via molto 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 rapidamente e ciao. Questo giro abbiamo scampato. Mi sono accorto rapidamente di quanto PRPP per ora sia mostruosamente più efficiente che non Mokanix, questo perché PRPP ha il massimo della velocità, cioè 110 metri al secondo, mentre PRPP ha giusto 44 metri al secondo. Quindi adesso l'ho fatta tornare all'officina, visto che abbiamo adesso 132.000 crediti ed è qualcosa su cui possiamo contare. Andrei a potenziare assolutamente il motore al massimo, se possibile. Sì, ok, 10.000 crediti, posso affrontarli con molto piacere. In modo da portarlo a 80 metri al secondo. Non sarà Engine tuning veloce, ma installed. se non altro avrà più This service is a time limited special available only commerci. now. Non Specialists so will not parlare, return. non so Look to the parlare controls perché la to signorina mi activate the parla engine sopra. easier to control than ever Comunque riuscirà a before. fare più Otherwise, we'll vendite nello continue stesso lasso di to tempo use perché the avrà advanced. una velocità maggiore di spostamento tra una zona e l'altra, ecco. Oh, ce l'ho fatta! È molto più indicativo il nome che viene dato in inglese di quello che viene
presentato nella traduzione italiana, perché Kingdom End ci fa intuire molto rapidamente che questo è l'angolo più estremo dell'universo di X, mentre Cuore del Regno sembra che sia una parte centrale, in realtà è una parte periferica, Kingdom End. E la fine del regno dei Borma in particolare è l'angolo estremo dell'universo di X. Per oggi io andrei a fermarmi qui. Nel prossimo episodio arriveremo fino ad Argon Prime, esploreremo ancora quella decina forse di settori che ci mancano da qui ad Argon Prime. Di sicuro ne esplorerò di più perché non so esattamente dove è posizionato Argon Prime. Niente, io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qui sotto, soprattutto se voleste avere una nave dedicata. Ricordo in più che qui in descrizione sono presenti sia il link per la pagina Facebook che il link per il gruppo, il canale Telegram, su cui mando gli aggiornamenti, soprattutto su Telegram, ma saltuariamente anche su Facebook. Posso essere anche contattato su Facebook tramite messaggi. Io vi ringrazio di nuovo per la visione e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti! Eh sì, questa musica è splendida.